Ancora tre decessi nelle ultime 24 ore in Terreblea e quanto emerge dall'ultimo bollettino, che però segna un numero in calo relativo sia ai positivi che ai ricoveri. Sono infatti complessivamente 7.203 i positivi, meno 452 rispetto a ieri. Si trovano invece a casa in terapia domiciliare 7.104 persone. Per quanto riguarda i ricoveri, come si diceva, sono diminuiti di 7 unità e sono complessivamente 67. A questi si sommano 31 posti letto occupati in RSA Covid e uno in foresteria. E dall'ASP fanno sapere inoltre che si è svuotato il reparto di terapia intensiva di casi Covid. Come si diceva, però, sono tre i decessi. Si tratta di tre uomini di 75, 74 e 72 anni, rispettivamente di Pozzallo, Ragusa e Santa Croce Camerina. E sono quindi complessivamente, da inizio pandemia ad oggi, 462 i decessi per Covid in provincia. Ma vediamo ora i contagi per comune. Ad Acate sono 192 i positivi, a Chiaramonte sono 128, a Comiso sono 755, 61 invece a Giarratana, a Ispica sono 383, a Modica 1233, a Monterosso sono 20, a Pozzallo 518, a Santa Croce 252, 551 invece i positivi a Scicli e infine a Vittoria sono 1393. E intanto da lunedì la Sicilia torna ad essere zona gialla. Firmato infatti il provvedimento che dopo 24 giorni mette fine alla zona arancione. La misura è stata presa in seguito al raffreddamento dei casi, ma anche e soprattutto all'accertata diminuzione della pressione ospedaliera nei nosocomi dell'isola. Per il presidente Nello Musumeci si tratta di una buona notizia. Attenzione e prudenza permetteranno infatti un piccolo ritorno alla normalità, ma soprattutto ad una maggiore libertà.